Grazie consiglieri, io lo sia anche doveroso, oltre alla solidarietà che penso tutti noi a nome di Empoli, dovrebbe dare a Regeni anche fare qualcosa per la giunta, ma credo che sia necessario a fare il massimo sia già avanti rispetto a tutto questo, però se anche come consiglio comunale speriamo di fare qualcosa. Sì, grazie Presidente. Volevo proporre al Consiglio Comunale che la piaga di tutti i consiglieri deve essere voluta a fine di portare il Consiglio di Giugno. Grazie. Io volevo fare questa proposta e volevo, se ancora non lo sapete, è stato istituito a livello circondario un conto corrente ad hoc per le preoccupazioni dei deputati, quindi evitando che la proposta fatta dai tracci ci siano dei conti a questo conto corrente. Sul territorio della IP, il gestore di presenza questa volta fosse rilasciato. Il territorio è direttamente del nostro associazione. Presidente, posso? Se c'è un conto corrente istituzionale credo sia il luogo dove indirizzare i nostri fondi, perché se, cioè, no, non voglio togliere nulla
il lavoro delle pubbliche assistenze e della misericordia è solamente meritorio, ma mi pare evidente che ci saranno anche altre associazioni che operano nel settore, per cui o un'istituzione stabilisce come distribuire questi fondi, a chi darli in modo appunto da garantire, oppure darli a un'associazione piuttosto a un'altra, mi sembra sbagliato. Bene, io direi di seguire il suggerimento che facevate di convogliare questi pochi o tanti che decidiamo, convogliarli su una cosa istituzionale che soprattutto raccolga il più possibile, eventualmente anche, scusa? Sì, sì, ma insomma a livello di, non è così un dibattito. No, può, io non starei ora a questionare, ecco, sulle cose. Mi sembra sia una cosa. Se c'è, poi l'importante è la motivazione, poi certo. Per me è indifferente, anche se condivido che magari conoscendo le nostre istituzioni potrebbe essere, però se c'è una cosa che è istituzionale, formalizzata e così, non starei a sottilizzare, ecco. Bene, grazie. Deciderei, perlomeno anche in questo decidiamo tutti d'accordo. Bene, no, ma non credo ci sia anche la proposta Baroncelli, non credo fosse polemica, per cui va bene, no, assolutamente. Era... Per cui bene, io direi quindi da parte di tutti lo darei per acquisito. Prego, sindaco, voleva fare una comunicazione? Sì, ci pensa l'amministrazione. La mia comunicazione è su un argomento che riprenderò subito dopo questa considerazione. La Giunta stasera si è riunita e insieme ad altre discussioni, prima di mettersi a lavorare, come facemmo purtroppo per lo tsunami di 5 anni fa, di fine 2004. Abbiamo pensato intanto di mettere a disposizione del conto corrente del circondario dell'Empolese Valdezza 10.000 euro. Sono pochi, sono tanti, sicuramente per quella situazione saranno pochi, però se la solidarietà dei nostri cittadini come noi la conosciamo è pari alla loro partecipazione, credo che questi numeri aumenteranno. Su questo quindi noi naturalmente anche da parte della Giunta, non so come si può ripartire quella che è stata chiamata diaria, ma sicuramente oltre a quelli complessivi della città sono a disposizione anche i nostri di soldi. Solo un'informazione in più su questo, il circondario decide poi insieme alla Regione Toscana dove spendere al meglio le nostre risorse, perché un monte grande è sempre più utile che di tanti piccoli monti e noi ci fidiamo delle associazioni di volontariato che lavorano a livello internazionale. Su lo tsunami fu utilizzato UCODEP, non so se questa è la soluzione migliore per Haiti, quindi confidiamo nel lavoro importante e significativo che ha sempre fatto la Regione Toscana. Sull'altro invece, l'altra comunicazione che vorrei fare al Consiglio, naturalmente non è per fortuna di pari gravità, però per Empoli è successa una cosa seria e riterrei anche grave, come abbiamo ritenuto in Giunta. È apparso su la vetrina di un negozio di abiti all'angolo tra via Roma e via Giovanni da Empoli, e via Renato Fucini, via Giovanni da Empoli, una scritta assolutamente impropria per la storia di questa città e offensiva verso i cittadini, dove c'era scritto vietato l'ingresso ai cinesi che non parlano l'italiano. Questo significa che dobbiamo stare tutti quanti attenti al rischio di far crescere questi atteggiamenti in città. Immediatamente appena saputo di questa cosa abbiamo chiesto alla Polizia Municipale di fare un sopralluogo, di cercare di capire che cosa aveva spinto questo operatore a fare una cosa così grave,
non potrei dire che non grave, molto grave, e abbiamo insistito affinché si trovassero tutte le forme per non solo stigmatizzare da un punto di vista morale, ma se possibile, e abbiamo rinnovato anche stasera in serata alla Polizia Municipale la necessità di cercare una forma che non so quale possa essere, ma una contestazione, una multa, un richiamo, un qualcosa che segna che Empoli